Dal libro del Mesero, capitolo secondo. Mosè si presentò a Madian. Ora il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame. Tornate dal loro padre, Reuel, questi disse loro: perché oggi avete fatto ritorno così presto? Risposero: un egiziano ci ha liberato dalle mani dei pastori, è stato lui che ha attinto per noi e ha dato da bere al gregge. Quegli disse alle figlie: dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo chiamatolo a mangiare il nostro cibo? Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia Zippora. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Gersom, perché diceva: sono un emigrato in terra straniera. Anche qui ci troviamo in un pozzo d'acqua. I pozzi in una terra arida come la Palestina sono necessari più che altrove, dove ci si può procurare acqua in tante maniere. Qui Reuel, oppure Jetro, oppure Obad, sono diversi nomi di un'unica persona, aveva 7 figlie, 7 figlie che pascolavano il gregge e pertanto ogni mattina portavano il gregge all'abbeveratoio. I pastori impedivano alle figlie di attingere l'acqua, ma ecco che era giunto Mosè, il quale difese quella ragazza dai pastori, si impose con la sua autorità, diede da bere al gregge e rimandò le figlie a casa, le quali arrivarono in fretta e con meraviglia del padre, il quale dice: ma come siete tornate così in fretta? E un uomo ci ha difeso, ci ha fatto bere le nostre pecore prima delle altre e siamo tornate subito. E chi è quell'uomo? È un egiziano. E allora dietro o Reuel o quanto chiama Mosè e lo ammette alla sua casa e gli fa scegliere una figlia per moglie e lei sceglie Zippora. Così diventa imparentato con Madian, con Madianita. Guardate questo Mosè che perde la sua identità, è nato ebreo, diventa egiziano, adesso diventa Madianita. Però questo incontro è importante per Mosè, perché Jetro, Reuel, è una persona saggia e darà dei consigli utili a Mosè per reggere il popolo. Ossia,
dopo sé riceve l'aiuto da dietro, da Reuel. Qui abbiamo lo scambio. Mosè dà l'acqua, se contente, alle figlie di Pietro di attingere l'acqua, però viene ricompensato per questo atto di generosità. E Mosè non disdegna di abitare con Pietro, non disdegna i consigli di Pietro, che sono molto utili, e diventa pastore di pecore, quelle pecore che avevano le figlie, se le prende adesso Mosè, le figlie restano in casa, è Mosè che conduce la pecora straniera, fino al momento in cui dovrà abbandonarle, perché il Signore gli assegna un altro gregge più numeroso. Però impara ad essere pastore, diventerà pastore di altre pecore. Comunque incontra viene le acque al pozzo, troviamo sette donne al pozzo, possono essere le sette virtù che noi incontriamo al pozzo e di cui aveva bisogno Mosè, solo. Adesso si trova con sette figlie, quasi sette sorelle, ne sposa una, si imparenta e vive una vita nomade in attesa di Dio. La vita di Mosè muta, ha tre stadi, per 40 anni dimora in Egitto, prende la cultura egiziana, per 40 anni dimora nel deserto, nelle sette poco tempo, 40 anni nel deserto, nella casa di Etero, 40 anni poi nel deserto, dopo l'uscita dell'Egitto, 40 anni nel deserto, cioè nella campagna di Etero, e poi nel giorno desertico. Dobbiamo vedere in tutto questo la provvidenza di Dio, che ci guida nel nostro cammino. Però Dio provvede a noi sempre ai pozzi. Se Mosè non fosse andato a quel pozzo, non sappiamo come sarebbe stata la sua vita, perché quando lui diventa pastore delle pecore dietro, diventa così interlocutore con Dio. Dio gli affida alla fine del suo servizio un altro servizio più grande, diventerà pastore del nuovo popolo Israele. Dio gli comparisce a momento attento e gli affida la missione. Dobbiamo riconoscere nella nostra vita i passi di Dio, e un atto di generosità è sempre premiato da Dio. Qui Mosè comparisce nella sua così intraprendenza, come aveva difeso il suo connazionale egiziano, cioè connazionale ebreo, che era stato malmenato dall'egiziano, per cui dovette fuggire dalla corte d'Egitto. Così intraprendente difende contro tutti i pastori quelle figlie che l'ha vinta, avere questa intraprendenza. Comunque per il momento fissiamo lo sguardo di pozzo, dove è Dio che interviene, dove Dio si incontra con l'uomo.
delle mirabili cantante le pirovie. La mia lingua proclama la tua giustizia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Guida i nostri passi, Signore, sulla via della pace. Guida i nostri passi, Signore, sulla via della pace. Adoriamo Dio Padre che nel Cristo tuo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo: Signore, ascolta la nostra preghiera. Dio, Padre di tutti, Cristo che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno. Il giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre e dalla colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, la vivrenda con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Signore ci interpella. Il Signore vuole che noi intronizziamo Lui. E la gloria del Signore riempia il nostro Tempio. Solo Lui è il Signore. Tutti siamo discepoli, tutti figli di Lui. Oggi ho letto un messaggio che una sorella ha avuto dal Signore. L'ha data questa mattina. Il Signore raccomandava di avere occhi aperti per i più piccoli, perché tutti siamo figli di Lui. Il Signore raccomandava che proprio la gloria del Signore risplendesse in mezzo a noi e che Lui solo fosse al centro. E tutti noi come discepoli, come figli dell'unico Padre attorno a Lui. Il Signore chiedeva che proprio fossero i piccoli, gli ultimi, quelli che contano poco, ad essere messi in primo piano, perché ci fosse eguaglianza tra di noi e la sovranità fosse soltanto di Dio. E proprio nella liturgia il Signore parla della sua gloria, la gloria che risplende nel suo Tempio. Ezechiele vede la gloria di Dio entrare nel Tempio e dimorare nel Tempio e dimorare in mezzo ai figli di Israele. Quella gloria che egli vide nel fiume Chebar all'inizio, quella gloria che egli vide dopo, quando la gloria si allontanò e si posò sulla montagna, questa gloria adesso ritorna nel Tempio. E tutti gli israeliti debbono abitare attorno a questa gloria. Dobbiamo intronizzare Cristo Signore in mezzo a noi. È il tempo di restituire la sovranità a Cristo. Lo leggevo in una omelia
tenuta pochi giorni fa nel giubileo del Centro Carismatico Mondiale, dove il padre Rainero richiamava il rinnovamento a centralizzare ancora una volta la figura di Cristo, a intronizzare Cristo e a metterci tutta a sua disposizione, da più piccola a più grande, perché la sua parola possa risuonare in mezzo a noi e attraverso noi nel mondo. Questa sera il Signore ci chiama a purificarci dai nostri peccati, dalle nostre alterigie e a intronizzare Cristo Signore in mezzo a noi. La gloria di Dio deve risplendere qui, in mezzo a noi e nella nostra vita. Questo invito pressante noi lo facciamo nostro. Non vogliamo che ci siano distinzioni tra di noi, e se distinzioni ci debbono essere, queste siano per i più lontani, secondo il criterio umano, per i più piccoli, perché ci sia uguaglianza tra di noi, perché tutti siamo figli di Dio e la gloria di Dio risplende sul volto di tutti. Lui solo è il Signore, Lui solo è il Maestro, Lui solo è il Padre. È un invito che fa il Signore a questa uguaglianza fraterna tra di noi, a questi volersi bene tra di noi, senza più distinzioni umane, perché Lui solo è il Signore. Il Signore ci invita a far risplendere la gloria di Dio, a aver cura della gloria di Dio. Per questo noi siamo nati, siamo qui per la maggior gloria di Dio, per conoscere Dio, per amare Dio, lodare Dio, servire Dio, Dio al centro. Si oscurano tutte le altre luci e risplende soltanto la luce del Signore. Tutti siamo a servizio di Cristo Signore, gloria del Padre, e la gloria di Dio deve risplendere nei nostri volti, nella nostra vita. Chiediamo allora al Signore l'umile ascolto di questa parola che Egli ci porge questa sera, e tutti glorifichiamo Dio che si è manifestato a noi e vuole abitare in mezzo a noi, come propriamente dice qui il testo. Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli israeliti per sempre. Il Signore vuole abitare qui in mezzo a noi, nei nostri gruppi abita il Signore, nelle nostre case abiti il Signore, ognuno di noi sia gloria del Signore, tutto deve convergere per la gloria del Signore, quella gloria che noi esprimiamo con tanta semplicità quando diciamo di gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come eri in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ti preghiamo che chi è più grande si faccia il più piccolo, e chi è il più piccolo si rimette a noi come fosse il più grande.
Ti chiediamo, Signore, di correre tutti all'ingiù e di nascondersi tutti, perché si manifesti la tua gloria in mezzo a noi. Vogliamo tenerci tutti per mano adesso, fratelli e sorelle, e dichiariamoci tutti figli di Dio, figli dell'unico Padre. Non c'è chi è più grande, chi è più piccolo, non c'è chi è scienziato o chi è analfabeto, chi è uomo o chi è donna. Tutte queste categorie umane sono superate. In questo momento mettiamoci sotto lo sguardo di Dio, come figli di Dio, come entrate già nella gloria di Dio. Nel cielo non ci sono più le categorie umane, anticipiamo il cielo questa sera, qui, su questa terra, attorno a questo altare, teniamoci per mano e gridiamo gloria a Dio, diamo gloria al Signore, perché Egli è buono, misericordioso, è il Dio nostro, Egli è il nostro Padre. Alla celebrazione della Santa Messa, Santa Maria in sabato, dopo la celebrazione della Messa, procediamo al bagno di luce. Non è connessa con la Messa, ma si va preparando tutto, in modo che abbiamo tutto pronto per il bagno di luce. Dopo il bagno di luce noi faremo il pellegrinaggio alla Madonna, quando un po' il sole comincia quasi ad andare dietro i monti, in modo da camminare così un po' all'ombra. Per il momento non guardate là, perché voi spiegheremo cos'è questo bagno di luce, che va fatto come mistagogia e come preghiera di immersione nella luce di Cristo, ed esige molta attenzione, perché la luce possa penetrare dentro di noi. E allora per il momento non guardate quello che c'è e celebriamo devotamente la Santa Messa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve Madre Santa, tu hai dato la luce al Re che governi il cielo e la terra per i secoli d'eterno. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo i divini misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
concedi a noi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ti afflistano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Libro. L'angelo mi condusse verso la porta che guarda a oriente, ed ecco che la gloria del Dio di Israele giungeva dalla via orientale, e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quella che avevo vista quando andai per distruggere la città, e simile a quella che avevo visto presso il canale Chebar. Io caddi con la faccia a terra. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda a oriente. Lo Spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il Tempio mi parlava e mi diceva: «Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, è il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli israeliti per sempre». Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Allargano i loro filatteli e allungano le frange. Amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato». Parola del Signore. La parola del Signore ci interpella. Il Signore vuole che noi intronizziamo Lui, e la gloria del Signore riempia il nostro Tempio,
solo Lui è il Signore. Tutti siamo discepoli, tutti figli di Lui. Oggi ho letto un messaggio che una sorella ha avuto dal Signore, l'ha data questa mattina. Il Signore raccomandava di avere occhi aperti per i più piccoli, perché tutti siamo figli di Lui. Il Signore raccomandava che proprio la gloria del Signore risplendesse in mezzo a noi e che Lui solo fosse al centro, e tutti noi come discepoli, come figli dell'unico Padre, attorno a Lui. Il Signore chiedeva che proprio fossero i piccoli, gli ultimi, quelli che contano poco, ad essere messi in primo piano, perché ci fosse eguaglianza tra di noi e la sovranità fosse soltanto di Dio. E proprio nella liturgia il Signore parla della sua gloria, la gloria che risplende nel suo tempio. Ezechiele vede la gloria di Dio entrare nel tempio e dimorare nel tempio e dimorare in mezzo ai figli di Israele, quella gloria che egli vide nel fiume Chebar all'inizio, quella gloria che egli vide dopo, quando la gloria si allontanò e si posò sulla montagna. Questa gloria adesso ritorna nel tempio e tutti gli israeliti debbono abitare attorno a questa gloria. Dobbiamo intronizzare Cristo Signore in mezzo a noi. È il tempo di restituire la sovranità a Cristo. Lo leggevo in una omelia tenuta pochi giorni fa nel giubileo del Centro Carismatico Mondiale, dove il padre Rainero richiamava il rinnovamento a centralizzare ancora una volta la figura di Cristo, a intronizzare Cristo e a metterci tutta a sua disposizione, la più piccola, la più grande, perché la sua parola possa risuonare in mezzo a noi e attraverso a noi nel mondo. Questa sera il Signore ci chiama a purificarci dai nostri peccati, dalle nostre alterigie, e a intronizzare Cristo Signore in mezzo a noi. La gloria di Dio deve risplendere qui, in mezzo a noi e nella nostra vita. Questo invito pressante noi lo facciamo nostro. Non vogliamo che ci siano distinzioni tra di noi, e se distinzioni ci debbono essere, queste siano per i più lontani, secondo il criterio umano, per i più piccoli, perché ci sia uguaglianza tra di noi, perché tutti siamo figli di Dio e la gloria di Dio risplende sul volto di tutti. Lui solo è il Signore, Lui solo è il Maestro, Lui solo è il Padre. È un invito che fa il Signore a questa uguaglianza fraterna tra di noi, a questi volerci bene tra di noi, senza più distinzioni umane, perché Lui solo è il Signore. Il Signore ci invita a far risplendere la gloria di Dio, aver cura della gloria di Dio. Per questo noi siamo nati,
siamo qui per la maggior gloria di Dio, per conoscere Dio, per amare Dio, lodare Dio, servire Dio, Dio al centro. Si oscurano tutte le altre luci e risplende soltanto la luce del Signore. Tutti siamo a servizio di Cristo Signore, gloria del Padre, e la gloria di Dio deve risplendere nei nostri volti, nella nostra vita. Chiediamo allora al Signore l'umile ascolto di questa parola che Egli ci porge questa sera, e tutti glorifichiamo Dio che si è manifestato a noi e vuole abitare in mezzo a noi, come propriamente dice qui il testo. Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli israeliti per sempre. Il Signore vuole abitare qui in mezzo a noi. Nei nostri gruppi abita il Signore, nelle nostre case abiti il Signore, ognuno di noi sia gloria del Signore. Tutto deve per convergere per la gloria del Signore, quella gloria che noi esprimiamo con tanta semplicità quando diciamo di gloria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come eri in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ti preghiamo che chi è più grande si faccia più piccolo, e chi è più piccolo siede in mezzo a noi come fosse più grande. Ti chiediamo, Signore, di correre tutti all'ingiù e di nasconderci tutti perché si manifesti la tua gloria in mezzo a noi. Vogliamo tenerci tutti per mano adesso, fratelli e sorelle, e dichiariamoci tutti figli di Dio, figli dell'unico Padre. Non c'è chi è più grande, chi è più piccolo, non c'è chi è scienziato o chi è analfabeto, chi è uomo o chi è donna. Tutte queste categorie umane sono superate in questo momento. Mettiamoci sotto lo sguardo di Dio, come figli di Dio, come entrate già nella gloria di Dio. Nel cielo non ci sono più le categorie umane, anticipiamo il cielo questa sera, qui, su questa terra, attorno a questo altare, teniamoci per mano e gridiamo gloria a Dio, diamo gloria al Signore, perché Egli è buono, misericordioso, è il Dio nostro. Egli è il nostro Padre. Andiamoci per mano. Adesso procediamo alla nostra storia e offriamo a Dio la nostra lode. Amore del tuo unico figlio che nascendo dalla Vergine non diminuì la semplicità della madre, liberandosi da ogni colpa di rendere gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, commemorando la beata sempre Vergine Maria,
per opera dello Spirito Santo, per Gesù, il tuo unico Figlio, e sempre intatto nella sua gloria virginale, hai regnato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui si appiegano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Allora canto con gioia, Signore, che si uniscono al nostro unico Gesù, l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla tua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore Gesù, che qui in mezzo a noi, nella luce della parola di Dio, alziamo le mani in alto e guardando al Padre diciamo: liberaci, oh Signore, da tutti i turbamenti, da tutte le paure, da tutte le angosce. Liberaci, oh Signore. Liberaci da tutti gli influssi demoniaci. Liberaci, oh Signore. Liberaci, oh Signore, per ciò che ci impedisce il cammino nella via che è ben al cielo. Liberaci, oh Signore. Oh Signore, che si curi da ogni turbamento. Attendiamo che si compia la beata speranza e venga in mezzo a noi il Salvatore nostro Gesù Cristo. Questa è la preghiera rivolta a Gesù.
e la preghiera del bacio nell'antichissima liturgia del terzo, quarto secolo, con liturgia copta di Serapione Fumuis, è detto che il bacio che noi ci diamo vuole significare l'amore che il Padre attraverso il fratello porge a ciascuno di noi. Siamo perciò portatori dell'amore di Dio al fratello, e il Padre che attraverso il bacio del fratello trasmette il suo amore e quell'amore il perdono dei peccati. Diamoci in questo momento con la preghiera rivolta a Gesù quel gesto di unione fraterna, di amore fraterno, che significhi l'amore che il Padre porta a noi, in modo che tutti noi siamo portatori del perdono di Dio, e a vicenda, perdonandoci, a vicenda significandoci l'amore del Padre, diventiamo in Cristo un cuore solo e un'anima sola. Signore, noi siamo in cerca d'acqua, i servi si recano ai pozzi, ma non la trovano e tornano con i recipienti vuoti. Sono delusi e confusi e si coprono il capo. Per il terreno screpolato, perché non cade pioggia nel paese. Gli agricoltori sono delusi e confusi e si coprono il capo. La cerva partorisce nei campi e abbandona i suoi figli, perché non c'è erba. Gli onagri si fermano su luoghi elevati e aspirano l'aria come sciacalli, i loro occhi languiscono perché non si trovano erbaggi. Se le nostre iniquità testimoniano contro di te, o Signore, agisci per il tuo nome. Certo, sono molte le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te. Ma a chi ci dobbiamo rivolgere, o Signore? Certamente i cieli non possono dare rovesci da se stessi, perché tutto è nelle tue mani. Non sei tu il Signore nostro Dio, in te abbiamo fiducia, perché tu fai tutte queste cose. Manda la pioggia in mezzo a noi. Abbiamo recitato così un lamento del profeta Geremia nel tempo della siccità. Signore, manda un po' di fresco in mezzo a noi, manda un po' di pioggia in mezzo a noi, perché le nostre fauci sono arse e perché le nostre campagne sono aride. Manda, Signore, la pioggia in mezzo a noi. Completiamo il rito della Santa Messa e ci disponiamo alla preghiera, una preghiera tutta particolare, e il bagno nella luce, e il bagno nella rugiada luminosa. Anche in mezzo alla siccità il Signore manda la rugiada su di noi, la rugiada del cielo, la brina brilla, ma quando sorge il sole la brina si scioglie e la campagna si rianima, perché la rugiada è come una leggera pioggia. Noi siamo in questa situazione, il Signore vuole mandare la pioggia su di noi, manderà la rugiada su di noi, la rugiada del cielo, la brina che brilla. Poi sorgerà il sole della grazia, questa brina, questa rugiada si scioglie e tutto si ravviva.
dentro di noi, è come un bagno nella luce del Signore, nella rugiada luminosa. Anche le ombre della terra risorgono, perché la rugiada del Signore scende su di noi. Prepariamoci a questa preghiera, a questo momento di immersione nella rugiada luminosa che scende dal cielo. Sappiamo qual è questa raggia, questa rugiada luminosa che scende dal cielo. La invocheremo su di noi, invocheremo poi la benedizione di Dio e poi resteremo in contemplazione, quasi immersi nella rugiada luminosa che il Signore fa scendere su di noi, che permeerà tutte le nostre facoltà, la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sensi, tutto l'essere nostro, che sarà così immersa nella rugiada luminosa di Dio. Sarà un bagno di luce, un bagno di grazia in colui che è la luce e la grazia, Cristo Signore. Alziamoci. Preghiamo. Preghiamo la Madonna, rugiada luminosa, fonte di grazia, fontana sempre aperta, una fontana sigillata, ma che viene aperta per coloro che sono ammessi dal Re nel giardino. Preghiamo il grande Re che ci apre le porte del giardino e ci dia accesso alla fontana sigillata che è Maria nostra madre. Preghiamo. Signore, che fai scendere ricchi dei tuoi sacramenti in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, ma continua nella vita. Adesso sediamo un momento, io dirò qualche parola, poi pregherò Sabina che dia mano al violino, perché... al bagno di luce esige molto l'accoglimento, forse sarebbe bene che le finestre fossero socchiuse in modo che entri l'aria ma non entri molta luce. Sarebbe anche bene che non ci fossero tutte le lampade accese, ma soltanto così, così va bene, va molto bene, un po' di penombra, in modo che, no, così va bene, così va bene, in modo che possiamo meglio gustare questo bagno luminoso della rugiada del Signore. La preghiera si svolgerà in questa maniera. Prima leggeremo un testo del profeta Isaia, capitolo 26. Poi quattro di noi, l'equipe che conduce questa settimana, ci sarà un testo della scrittura dove si parla della rugiada che scende dal cielo. Poi faremo silenzio. Silenzio, durante questo silenzio soltanto il violino potrà metterci in condizione di assaporare la rugiada che scende dal cielo. Poi seguiranno le benedizioni, quattro benedizioni, e poi faremo il rito della immersione nell'acqua lustrale, e cioè rinnoveremo il santo battesimo con l'aspersione dell'acqua
però gusteremo l'ebbrezza del battesimo, per cui siamo come immersi nell'acqua salutare, dove troveremo ancora la rugiada di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora diamo subito inizio a quella preghiera. O Spirito di Dio, noi ti invochiamo in questo momento, scendi su di noi. O Spirito di Dio, scendi su ciascuno di noi e disponici a ricevere la rugiada che cala dal cielo. Thank you.
Abbiamo inizio con la lettura del capitolo 26 di Isaia, dove il Signore parla della rugiada luminosa che scende dal cielo. È tutto il capitolo molto bello, in un clima di preghiera sarà proclamato questa parola del Signore. Canterà questo canto nel paese di Giuda. Abbiamo una città forte, egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà. Il suo animo è saldo, tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, la città eccelsa, la rovesciata fino a terra, la rasa al suolo, i piedi la calpestano, i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Il sentiero del giusto è dritto, il cammino del giusto tu rendi piano, sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. La mia anima anela a te, di notte, al mattino mio spirito ti cerca, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Si usi pure clemenza all'empio, non imparerà la giustizia. Sulla terra egli distorce le cose dritte e non guarda alla maestà del Signore. Signore, sta alzata la tua mano, ma essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il tumore geloso per il popolo, anzi, il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Signore nostro Dio, altri padroni, diversi da te, ci hanno dominato, ma noi te soltanto, il tuo nome, invocheremo. I morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno, poiché tu li hai puniti e distrutti, hai fatto svanire ogni loro ricordo. Hai fatto crescere la nazione, Signore, hai fatto crescere la nazione, ti sei glorificato, hai dilatato tutti i confini del paese. Signore, nella tribolazione ti abbiamo cercato, a te abbiamo gridato nella prova che è la tua correzione. Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire, era solo vento. Non abbiamo portato salvezza al paese e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno e risulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà la luce alle ombre. Grazie, Signore. Ecco, il Signore è una promessa, il Signore è fedele, il Signore fa risorgere i morti, il Signore fa rinascere la nuova vita. Possiamo contare sulla città fortificata, sulla città che è stata preparata per noi, le mura sono salde e forti e robuste. I giusti cammineranno sulla via della gloria e gli empi saranno distrutti.
Signore, grazie per questa rugiada luminosa che scende e che scenderà su ognuno di noi, perché tu, Signore, prepari la salvezza per tutti. Grazie. Scendo, Signore, questa rugiada luminosa su di noi. Tu ci dici qual è questa rugiada luminosa che scende su di noi, sulla terra, e che fa rivivere i morti, che dà la vita. Noi attendiamo questa rugiada luminosa e invochiamo che i cieli si aprano, che scenda su di noi questa rugiada luminosa. Dal libro del profeta Isaia: stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza, e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo. In questo breve brano è annunziata la giustizia, la salvezza, che come dono vengono dall'alto e dalla terra, come una creazione nuova. Il germoglio ricorda la profezia per cui da Jesse, dalla famiglia di Davide, sarebbe venuto un germoglio. Questo germoglio è Cristo, che è anche il giusto e il salvatore. Poco dopo, nel libro di Isaia, si parla del giusto servo che giustifica tutti, i molti. E questo giusto servo scaturisce dall'alto. Nel Salmo 110, come rugiada è visto scendere dall'alto. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Questo che viene dall'alto è il Figlio. Tu sei sacerdote per sempre, e nell'altro salmo parallelo si dice: tu sei mio Figlio. Quando si squarciano i cieli e Gesù è al Giordano, la voce del Padre dice: questo è il mio Figlio. E questo squarciarsi dei cieli, mentre ci fa discendere la voce del Padre, comunicare con Lui, ci fa incontrare Dio stesso. Alla morte del Figlio, del giusto che dà la vita per tutti, si squarcia il velo del Tempio, e mentre il centurione dice: questo è il Figlio di Dio, a tutti è aperta la strada per il cielo. Ecco, piove il giusto e la terra si apra e germini il Salvatore. La terra benedetta, toccata dalla rugiada divina, si è aperta. La terra benedetta, Maria, toccata dallo Spirito, si è aperta, e dal grembo di Maria è nato il Salvatore. È nato colui che rola la terra con la sua grazia e riporta la vita da dove era la morte. Giubiliamo perché i cieli si aprano, si sono già aperti. Giubiliamo perché la terra si è aperta e ci ha dato il Salvatore. Giubiliamo perché la rugiada è scesa su di noi e scenderà ancora su di noi questa sera, perché i morti rivivano, perché in Cristo, Signore, tutto rivive. E nel Salmo 133 leggiamo: ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada che scende dall'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Il Signore ci ha chiamati qui, su questo monte, e ci ha chiamati qui insieme, perché nel nostro stare insieme, nella bellezza, nella dolcezza della fraternità, che si rivela l'amore di Dio. Quell'amore di Dio
che in questi giorni il Signore ha fatto scendere copioso su di noi, dall'Ermon, dal monte delle benedizioni del Signore, da quel fiume benedetto, reso ancora più sacro dalla presenza stessa di Gesù che in quelle acque si è bagnato. In quelle stesse acque, simbolicamente, il Signore in questi giorni ha voluto bagnare ognuno di noi, e da queste acque vuole tirarci fuori tutti, purificati, splendenti, ridonandoci quelle vesti bianche che avevamo all'inizio della creazione, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Recuperiamo questa immagine e conserviamola sacra nel cuore, come il dono più bello che il Signore ci ha fatto su questo monte. Amen. Scenderà la rugiada su di noi. Qualcuno di noi potrà dire: ma su di me non scende la rugiada. Io vorrei un segno del Signore. E io vi assicuro, fratelli e sorelle, che quelli che dubitano tra di voi che possa scendere la rugiada luminosa, avranno il segno della rugiada, quel segno che ebbe Gedeone. Ecco, nel libro dei Giudici è detto che Gedeone chiede un segno al Signore, perché Dio lo manda a combattere contro i propri nemici. Egli vuole sapere se è veramente Dio che parla, e chiede un segno e dice: Signore, dammi un segno, fa che io domani metterò, stasera metterò un vello di lana sull'aia. Se c'è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu mi mandi per compiere la mia missione. E così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse però a Dio: Signore, non adirarti, se voglio ancora il segno contrario, per essere più sicuro che sei tu che mi parli. Lasciami fare la prova con il vello, solo ancora una volta. Fa che il vello resti asciutto e tutto intorno ci sia rugiada. Dio così fece quella notte, come aveva chiesto Gedeone. Il vello soltanto restò asciutto e tutto intorno ci fu rugiada sul terreno. Questo segno noi chiediamo al Signore. Il Signore darà la rugiada sul vello del nostro cuore. Il nostro cuore è asciutto. Il Signore manderà la rugiada dall'alto, la grazia dall'alto. E se tu, fratello, sorella, spremerai il vello, troverai tanta rugiada. Riempirai il tuo secchio di acqua, perché il Signore ha parlato. Questo segno chiedelo, tu che dubiti, perché il Signore vuole dare anche la rugiada a te. Se vuoi ancora un doppio segno, tu puoi chiedere che in questo momento tu non senta niente e gli altri sentono la presenza di Dio. Ma poi Dio verrà e ti darà il segno che anche tu sei sotto lo sguardo di Dio e sentirai il soffio di Dio, il soffio dello Spirito. Chiedi, fratello, sorella, la rugiada del Signore. Il Signore ti vuole darti la rugiada questa sera. Apri il tuo cuore. Apri il tuo cuore a Dio. Dio, scende dentro il tuo cuore. O rugiada luminosa, scendi dentro di me. O rugiada luminosa del cielo, scendi sul vello del mio cuore. Inzuppa l'anima mia dell'acqua che scende dall'alto. Io sono come un goccio arido. Io sono come un terreno asciutto. Vieni, rugiada del cielo.
pieni denti il mio cuore, che il mio cuore sente l'acqua di Dio. Adesso restiamo tutti in silenzio, mentre suonerà soltanto il violino. Tutti entriamo in contemplazione, attendendo la rugiada del cielo dentro il nostro cuore. La rugiada scenderà su tutti noi. Sorgente perenne in te.
acqua del costato di Cristo, dissetami, lavami, io mi bagno in te, oh Signore. O luce divina, scendi dentro di me, io navigo nella luce. Ecco, sono in un mare luminoso, in un mare di acqua luminosa. Ecco, il lago si increspa, l'acqua diventa luminosa, io mi bagno in questo mare di grazia, sento la frescura delle acque. Oh Signore, la tua benedizione sia su di me, benediscimi Signore, come benedetto Giacobbe, come Giacobbe benedetti i suoi figli, dammi la benedizione che tu desti a Giuseppe, dammi la benedizione, o Padre del Cielo, che tu desti al tuo figlio Gesù, in cui tutti siamo stati benedetti. O benedizione di Dio, benedizione del Cielo, scende su tutti noi. Ecco il momento delle benedizioni, siamo immersi nell'acqua luminosa, la voce di Dio si fa sentire le nostre orecchie, e il Padre del Cielo che ci benedice nel Figlio suo Gesù. Siamo cari a Dio, siamo creature di Dio, viviamo di Lui, Lui ci ama. Ecco, ascoltiamo adesso le benedizioni. Ecco come Isacco benedice Giacobbe, e questa benedizione possa scendere su ognuno di noi e sui nostri figli. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Presso una fonte, i cui rami si stendono sul muro. Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce, ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovono veloci per le mani del potente di Giacobbe, per il nome del pastore Pietra di Israele. Per il Dio di tuo padre, egli ti aiuti, e per il Dio onnipotente, egli ti benedica. Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle e del grembo. Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli eterni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Mosè benedice la tribù di Giuseppe dicendo: benedetta dal Signore la sua terra, dalla rugiada abbia il meglio dei cieli e dall'abisso disteso al di sotto, il meglio dei prodotti del sole e il meglio di ciò che germoglia ogni luna, la primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni e il meglio della terra e di ciò che contiene. Il favore di colui che abitava nel roveto venga sul capo di Giuseppe, sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Come primogenito di toro, egli è d'aspetto maestoso, e le sue corna sono di bufalo,
con esse cozzerà contro i popoli, tutti insieme, sino ai confini della terra. Tali sono le miriadi di Efraim e tali le migliaia di Manasse. Adesso è Gesù che benedice tutti noi e ci benedice benedicendo il Padre. La benedizione che Gesù pronuncia per noi, rivolto al Padre, è una benedizione che ci tocca singolarmente. Tutti siamo divenuti bambini in questo momento, tutti siamo nati in questo momento, come se la grazia del battesimo, che adesso ricorderemo nel rito battesimale, scendesse su di noi e ci aprisse le porte del cielo. Il Signore ci dà la conoscenza di Dio, riempie il nostro cuore della presenza del Signore. Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai grandi e agli intelligenti di questo mondo e le hai rivelato ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Ma questa stessa conoscenza avrà colui a quale il Figlio lo voglio rivelare. Ecco, a ciascuno di noi Gesù dà il dono della conoscenza di Dio, la conoscenza del mistero di Dio, la conoscenza che dà la gioia, che si fa vedere Dio, che si fa sentire Dio. Siete tutti benedetti nel Figlio di Dio. Ecco, in Gesù tutti siamo benedetti con quella benedizione con cui il Padre ha benedetto il suo Figlio diretto, per essere santi e immacolati al suo cospetto, per essere lode e gloria per Lui, lode della sua gloria. Fratelli e sorelle, la benedizione di Dio sta scendendo su di noi perché il Signore ci ha aperto il suo cuore, la rugiada luminosa della grazia, la rugiada luminosa dell'amore di Dio stilla in questo momento su di noi. Ecco la rugiada luminosa, come pietre preziose davanti a noi, come chicche di pietre preziose che riducono davanti al sole, scendosi di noi. Gioiamo, fratelli e sorelle, gioiamo in un inno di grazie, benediciamo colui che ci ha creati, ci ha redenti e ci ha amati fin dall'eternità. Alleluia. E adesso un canto, poi di nuovo il suono del violino, poi vi avvicinerete tutti uno dopo l'altro, stenderete le mani a gemelle, io verserò un po' di acqua su di voi e dirò: nel segno di quest'acqua rinnovo in me, o Signore, la grazia del battesimo in cui siamo diventati figli di Dio. Voi direte: rinnovo in me, Signore, la grazia del battesimo. E adesso uno per uno vi avvicinerete al fonte dove c'è l'acqua, la rugiada luminosa, e questa rugiada luminosa scenderà dentro di noi, ravviverà il battesimo dentro di noi in cui siamo stati fatti figli di Dio, conoscitori del Padre, del Figlio e dello Spirito. In ordine, cominciando dai fratelli che sono in piedi,
si avvicineranno e porgeranno le mani, tutti gli altri seduti, poi cominceremo dalle ultime file in maniera da non creare confusione. Grazie.